Ciao a tutti, l'altro giorno vi ho proposto l'impasto per fare il pane. Oggi vi volevo proporre come realizzare dei filoncini con lo stesso impasto. La ricetta la troverete nella ricetta precedente che è su YouTube e io vi faccio vedere come si realizzano i filoni. Quindi cosa dovrete fare? Prendete una spatola, la mia pasta già è lievitata, prendete una spatola e dividete la pasta in tanti pezzi, bene o male della stessa dimensione. Quindi cosa dovrete fare? Prendete la pasta, allargatela con l'aiuto della farina, perché sennò si appiccica nelle mani. L'allargate così, sempre con le mani, non con il mattarello, cercando di fare un rettangolo. Quindi arrotolatelo su se stesso, così. Dopo averlo arrotolato, fate così e allungatelo con le mani. Adagiatelo sopra la teglia, rivestita da carta forno, da questa foglio che ho io. Quindi, cosa farete? Lo adagerete così e create delle incisioni con un coltello su tutta la superficie. Così. Dopo aver creato tutti i filoni, li farete riposare un'oretta nel forno con lucina accesa. Se volete dei filoncini con i semi di sesamo sopra, spennellate la superficie con dell'acqua tiepida e aggiungete tutti i semini sopra. Se volete realizzare delle schiacciatelle, arrotolate. Allungate, quindi fate così, create questi qui e li mettete sempre a lievitare in una teglia, sempre per un'ora. Se li volete sempre con i semini, cospargete di acqua la superficie ed aggiungete i semini. Ecco come hanno lievitato, adesso li metterete in forno a 200 gradi per 45 minuti. Ecco i vostri filoni pronti. Adesso vi faccio vedere la consistenza all'interno. Eccolo qui. Spero che questo breve video vi sia piaciuto. Io vi lascio alla prossima. Ciao ciao. Ecco i vostri filoni pronti. Adesso vi faccio vedere la consistenza all'interno. Eccolo qui. Spero che questo breve video vi sia piaciuto. Io vi lascio alla prossima. Ciao ciao.